Se il vostro obiettivo è avere un controllo maggiore sui vostri soldi, ma in matematica avevate a malapena 6, e l'idea di entrare in banca vi terrorizza quanto quella di andare dal dentista, questo è il video che fa per voi. Io sono Tia Taylor e questa è la mia educazione bancaria. Essere più consapevoli del nostro portafoglio e del modo in cui amministriamo le nostre disponibilità economiche deve essere uno dei goal di ciascuno di noi, una parte integrante del nostro diventare adulti e prima si comincia, meglio è. Come vi dicevo già nell'episodio precedente, risparmiare significa spendere meglio e il risparmio non va solo valutato in termini economici, ma anche di tempo, perché diciamocelo, time is money. Soprattutto per giornate come le nostre, in cui 24 ore non bastano per tutte le cose che vogliamo fare. In questo episodio della mia educazione bancaria vi svelerò altri tips and tricks che vi aiuteranno ulteriormente a mettere a punto un budget definitivo, quello che vi permetterà di mettere da parte dei risparmi senza impazzire e senza dovervi chiudere in casa. Controllare le nostre spese non vuol dire vivere una vita di privazioni. Forse non potremo fare una vacanza ogni mese, ma ogni mese si può mettere da parte qualcosa per un viaggio futuro. Nel giro di qualche mese avremo i soldi per fare la nostra vacanza. Anche gli aperitivi e le cene fuori dovrebbero essere inclusi nel budget. Ricordiamoci, avere le spese sotto controllo non vuol dire che non dobbiamo spendere. Anzi, vogliamo spendere in modo intelligente che ci permette di vivere la nostra best life, raggiungere i nostri obiettivi e toglierci qualche sfizio. Perché no? Vi ho già parlato della mia passione per le sneakers. Avere più conti, un grande classico di noi che abbiamo la partita IVA. Vi sentite un po' confusi con un conto, figuriamoci con due? Don't worry, anche in questo caso dall'app Mobile Banking si controllano i saldi, i movimenti e soprattutto si possono effettuare ordini di bonifico anche dai propri conti di pagamento accessibili online e già aggregati nell'app. L'obiettivo è programmare uscite più basse delle entrate, così da lasciare spazio per dei risparmi mensili. È molto più facile spendere di meno rispetto a guadagnare di più in questo mondo non ideale. Quindi cerchiamo di ottimizzare le nostre spese. Non spendere di meno, ma spendere meglio e senza dover rompere il nostro porcellino. Anche in questo caso la nostra app di Mobile Banking è l'aiuto di cui abbiamo bisogno, a portata di un click. Io ho scelto UniCredit perché mi dà concretezza e soluzioni facili e tangibili già dalla schermata iniziale, in cui si ha una visione di insieme della nostra situazione economica. Parlavamo di risparmiare tempo? Ecco, con un solo swipe posso accedere alla funzionalità bonifico. Semplice, no? Dobbiamo poi prelevare, ma non abbiamo la carta con noi? Si usa lo smartphone. Con l'app Mobile Banking, attraverso la funzionalità Prelievo Smart, possiamo prenotare il prelievo e passare allo sportello automatico abilitato per ritirare i contanti senza usare la carta. Basterà inquadrare il QR code, approvare l'operazione e il gioco è fatto. Non è solo un modo smart, ma è anche sicuro. Infatti, solo noi possiamo sbloccare il smartphone. Semplice come farsi un selfie. Già che ci sono, vediamo come sto con questa luce. E ricordatevi di prendere i soldi. Se no, cosa vi faccio risparmiare a fare? Insomma, ragazzi, credo con questo episodio di avervi svelato proprio tutti i miei segreti per risparmiare, creare un budget e diventare consapevoli delle vostre disponibilità economiche, piccole o grandi che siano. Ora non avete più scuse, potete finalmente avere i risparmi necessari per il viaggio dei vostri sogni e, a proposito, il mio treno parte fra poco. Bye! In order to feel the cash tills, I'ma show skills. You don't like it, back down.